Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Le Fonti TV, la giornata che si è aperta con il Qatar che è uscito dall'OPEC, è proseguita con i PMI e poi c'è la reazione positiva dei mercati a quello che è l'accordo del filetto, cioè l'accordo stipulato da Trump e Xi Jinping. Adesso siamo a 11.558 più 2,67%, il CAC più 2,14%, il FTSE MIB più 2,98%, aveva risentito leggermente di quello che era il dato del PMI, uno dei peggiori dell'Eurozona, però poi adesso sta recuperando. Allora ci colleghiamo subito con Davide Biocchi. Davide, buongiorno! Ciao, ciao, un saluto a tutti i telespettatori. Allora, riavvolgiamo il nastro, io ti chiederei un commento su tutte le notizie che sono uscite. Partiamo dai PMI. PMI, ti dico come sono andati, li riepiloghiamo per i nostri telespettatori. Il dato è che l'Italia è quello peggiore dell'Eurozona, ai minimi da 47 mesi, praticamente siamo scesi ai livelli del 2011. Poi è uscito quello dei Paesi Bassi, ai minimi di 25 mesi, invece Austria, Irlanda, Grecia e Spagna sono riusciti a fare un dato che è superiore dai 2 ai 6 mesi e comunque tutti sopra 50, compreso la Germania comunque che ha fatto un minimo a 31 mesi e la Francia un minimo a 26 mesi, anche se Francia e Germania però sono rimaste sopra 50. L'Italia è l'unico paese dell'Eurozona con un PMI sotto 50. Stiamo andando verso la recessione? È la prima domanda? Intanto diciamo questo, che la scorsa settimana lo avevamo evidenziato, era una settimana decisiva almeno per una domanda: ci sarà il rally di Natale oppure no? E la risposta mi sembra che, per quello che concerne le notizie arrivate sinora, è che sì, Trump, diciamo, con le sue decisioni ha capito, anche con le critiche fatte a Powell la scorsa settimana, non dimentichiamocelo, è molto importante perché la politica della Fed sui tassi era un'altra delle grandi, come dire, situazioni gravanti sopra la finanza. E quindi con gli interventi fatti la scorsa settimana Trump ha praticamente detto che lui vuole che i mercati abbiano un'idea di una continuazione del buon trend dell'economia e che quindi si vada di nuovo verso una crescita degli stessi. Abbiamo visto anche le reazioni molto buone del prezzo del petrolio, sappiamo che questa è la settimana della riunione dell'OPEC, hai già detto della defezione del Qatar, insomma ci sono tutta una serie di contesti ancora molto interessanti che rimangono in atto. Per quello che concerne invece il sentiment, diciamo che, saputo venerdì che, con la correzione, insomma, che noi abbiamo avuto un terzo trimestre, quindi luglio, agosto e settembre, con un PIL appena negativo, lo 0,1%, è difficile ipotizzare che con dei dati di sentiment di questo tipo si vada verso un miglioramento a breve, cioè l'Italia sta dicendo al resto del mondo: attenzione, perché i direttori di acquisto della mia area sono gli unici in Europa, ma d'altronde noi lo sapevamo, la vedono ancora peggio, quindi probabilmente può darsi che anche il quarto trimestre sia negativo. Non mi stupirei di avere due PIL continuativi, due trimestri di PIL negativi, che significherebbero tecnicamente la recessione. Poi di fatto sappiamo che non è proprio la recessione, è una cosa che suona così. Tutti i paesi europei frenano, perché i dati di sentiment come il PMI, nonostante non abbiano ancora visto un decadimento sotto 50, sono andati molto più a ridursi su tutta l'Europa, solo che gli altri partivano da più in alto e quindi venendo in giù piano piano sono ancora rimasti sotto 50 e noi ci siamo finiti sotto. È il classico esempio che ho fatto tante volte, ma siccome è efficace come idea lo voglio ribadire: l'Europa ha fermato, ma in Europa non viaggiano tutti insieme, la Germania, gli altri paesi del nord viaggiano più forte, sono più avanti. L'Italia è l'ultimo in coda, ok? E immaginiamoci proprio come se i paesi fossero delle auto in coda: i primi rallentano, l'ultimo frena e si ferma. Quindi è chiaro cosa succede all'Italia. Siccome tutto il resto dell'Europa rallenta e noi siamo gli ultimi, siamo i fanalini di coda, siamo quelli che in questa ripresa ci sono entrati perché gli altri ci hanno tirato dentro per i capelli alla fermata dell'autobus, è passato l'autobus della ripresa, noi non volevamo salire ma gli altri ci hanno trascinato dentro. Ecco, è evidente che ai primi tentennamenti l'Italia è quella che fa più fatica, quindi gli altri paesi... Ecco, ti faccio un'obiezione però, Davide. Da noi il rallentamento diventa una teorica recessione. Ecco, ti faccio un'obiezione però, sì. Hai detto del clima positivo, tuttavia l'S&P 500 aveva messo a segno una delle migliori settimane degli ultimi anni,
proprio in attesa, alla vigilia di questo incontro tra Xi Certo, Jinping e perché? Trump. Ma è anche Quindi non l'aveva già comprensibile. scontato il mercato, nonostante le No, notizie che no, erano arrivate a noi erano che no, addirittura non ci sarebbe stato l'incontro, o sarebbe stato davvero quello che è breve. successo è semplicemente che in previsione proprio del fatto che da questi incontri, quello che succede, esattamente come presumo, poi evidentemente nessuno lo sa, ma presumo possa essere ciò che capiterà al petrolio questa settimana, in previsione dell'incontro, tutti quelli che sono a ribasso sul mercato tendono a chiudere almeno una parte delle posizioni perché sono in guadagno e fanno quello che si chiama il trading profit, no? Pian piano che il mercato risale, le posizioni vengono chiuse e questo porta a enfatizzare un po' l'attesa. Però con queste decisioni prese, se poi è vero quel tweet che ha detto Trump, e ricordo a tutti che il Twitter di Trump deve stare oramai nelle piattaforme dei trader, ricordatevi cosa è successo recentemente sul petrolio, ricordiamoci tutte queste cose. Trump è un market mover, lui, per quello che dice, i mercati sono molto sensibili. Quindi il tweet di Trump dove lui dice che sembra che la Cina abbia deciso di levare i dazi per le auto prodotte negli Stati Uniti, ma ricordiamo che negli Stati Uniti producono anche tanti car maker europei, tanti costruttori d'auto europei, evidentemente questo è un boost. Non è una notizia ancora ufficializzata dalla Cina, però se Trump si sbilancia a dire questo, il mercato gli dà credito e in qualche modo si muove perché Trump, come detto, è un market mover, lo è lui, lo è il suo Twitter, lo sono i suoi annunci fatti a mercati aperti, senza tanti fronzoli, insomma, quindi bisogna tenerlo lì, il Twitter di Trump deve stare lì in bella vista e dirci e darci le informazioni di cui necessitiamo. In verità, quindi, credo che continuerà ad essere una settimana decisiva. Anche sotto l'aspetto tecnico, noi non è un caso, abbiamo il FIB che oggi apre Ecco. e si va a posizionare proprio là dove c'è la resistenza, perché noi diciamo così che da ottobre, diciamo da quando poi si è fatta ancora più intensa tutta l'attività legata alla legge finanziaria, noi abbiamo un mercato che oramai è laterale, ha fatto i minimi 18.300, insomma 18.400 in quell'area. I massimi ce li ha a questi livelli, 19.680, 19.700. Sarebbe importantissimo superare questa soglia di prezzo, perché in questi 100 punti avanti e indietro si fa il tutto. Ed evidentemente non è casuale che siamo andati proprio lì e lì ci siamo fermati perché ecco, vedrete che l'indice in qualche modo resterà in attesa di vedere cosa fanno gli altri. Evidentemente la Germania recupera forte perché il settore automotive in Germania è un settore trainante. E Daimler e BMW che producono negli Stati Uniti potrebbero da lì vendere alla Cina con grande vantaggio perché se davvero spariranno questi dazi ne stanno approfittando e allora evidentemente la partita sarà lì. Se questa indiscrezione data da Trump verrà confermata, allora il Va mercato bene. potrebbe risalire anche di più, viceversa meno. Ecco, Davide, volevo entrare con te nel patto del filetto, detto così perché il patto è stato siglato con un controfiletto a tavola tra Xi Jinping e Trump. Tutti e due sembra che vanno pazzi per la carne argentina, come credono molti al mondo. L'asado, diciamo, l'asado, quindi, ok. Ok, allora ti dico, allora, gli Stati Uniti si sono impegnati ad annullare il previsto aumento dei dazi su 200 miliardi di prodotti cinesi Sì. perché dovevano aumentarli dal 1° gennaio dal 10 al 25%. La Cina si è impegnata ad acquistare prodotti agricoli, energetici e industriali per ridurre questo disavanzo mostre che c'è con gli Stati Uniti, a vietare la vendita di un oppiaceo, il fentanyl, ad autorizzare i prodotti che nascono dalla Qualcomm NXP, che è l'altra società di semiconduttori olandese. Entrambi poi si impegnano a disciplinare il furto di tecnologie, brevetti, diritto d'autore, le barriere non tariffarie, alcune pratiche particolari in agricoltura, hacker e minacce cibernetiche. Allora, chi è che che ci ha perso in questo patto? Gli Stati Beh, Uniti o la Cina? in realtà secondo me ci guadagnano tutti, nel senso che se così fosse, tutta la paventata guerra commerciale potrebbe ridursi davvero a poca cosa e potrebbe invece trovarsi un accordo per facilitare addirittura un ulteriore libero scambio. Quindi certe società americane potrebbero vendere con più facilità in Cina, si creerebbe un maggiore equilibrio che potrebbe far bene
all'economia mondiale, però evidentemente bisogna aspettare che tutto questo sia ratificato, che i numeri siano chiari, e a quel punto i mercati ne beneficerebbero senza dubbio, senza contare che le tensioni che aleggiano, l'accordo si farà o non si farà, la borsa non vuole le tensioni, quindi le tensioni che aleggiano fanno male ai mercati, mentre se c'è più sicurezza, più certezza, più ottimismo, i mercati non chiedono altro per ridurre l'emotività, quindi la volatilità, e andare verso un nuovo rialzo. Però evidentemente non è che io stia celebrando una situazione, sto semplicemente, come dire, in qualche modo rendendo cronaca quello che anche tu stai facendo, cioè si vede la situazione e si vede che i mercati reagiscono positivamente, perché è intuitivo. Ti faccio un'obiezione però, Davide, il disavanzo tra Cina e Stati Uniti rimangono comunque questi 380 miliardi di dollari americani. Certo. Ora, certo. Gli Stati Uniti si stanno illudendo, diciamo così, sembra da voci diplomatiche, che anche se tanto ridurre questo 300 a 380 a 300 già andrebbe bene per gli Stati Uniti. Ecco, la Cina però ci perderebbe, pare, comunque, diciamo così, annullerebbe una parte delle proprie esportazioni, o la bilancia commerciale comunque girerebbe in negativo. Con chi si vuole rifare la Cina? Ma io credo che la Cina abbia anch'essa bisogno di una situazione più equilibrata per poter continuare la crescita. La Cina si sta sviluppando molto al suo interno, i consumi cinesi all'interno si stanno sviluppando tantissimo, e quindi io credo che per loro ci sia tutto l'interesse a mantenere la possibilità di continuare a esportare ed anche di far crescere i consumi interni. E secondo me a loro va bene anche che ci sia un incremento delle importazioni dagli Stati Uniti, perché pian piano poi loro le cose importate dagli Stati Uniti che si vendono di più riescono a rifarle, a replicarle. Insomma, vedrete che la partita sarà lunga, però io credo che l'accordo faccia bene ad entrambi i paesi, che possono focalizzarsi sullo sviluppo economico e non sulle guerre commerciali. È chiaro che una guerra commerciale con un vantaggio, cioè dove le esportazioni cinesi negli Stati Uniti sono 500 miliardi, quelle americane negli Stati Uniti sono talmente meno che creano un delta, come dicevi tu, di 380 miliardi. È chiaro che per gli americani spostare anche un po' l'ago di quella bilancia significa far crescere l'economia, ma i cinesi non è che ci perdono, perché vendono 500 miliardi di merce con l'ipotesi di evitare i dazi, che oramai invece sembrava una mina vagante, insomma, no? Che i dazi siano recessivi, poi insomma non è che ce lo inventiamo noi, era l'unico vero grande dubbio sulla politica di Trump, che avrebbero aiutato senz'altro l'economia interna, ma anche resa la stessa meno competitiva. Va bene, va bene. Allora, andiamo invece alla riunione dell'OPEC del 6 dicembre. Oggi si è mosso parecchio il petrolio. L'Arabia Saudita vorrebbe tagliare la produzione di 1,2 milioni, 1 milione al giorno. Trump ha già detto che non se ne parla, e la Russia dice che a questi prezzi il petrolio va bene sia ai produttori che ai consumatori. C'è stato il G20, rispetto a questa impostazione aggiuntiva abbiamo un 5 che è stato battuto da Putin a Mohammed bin Salam, che è il principe saudita, una chiacchierata molto stretta tra il principe saudita e Macron, non si è parlato di tagliare la produzione di petrolio, e soprattutto sul caso Khashoggi non si è infierito sulla monarchia saudita. Il 6 dicembre l'OPEC deciderà per un taglio alla produzione oppure no? Beh, questo è molto difficile da prevedere, però si capisce bene che lì si farà la partita, perché io credo che in previsione della riunione dell'OPEC qualche ricopertura di chi è short sul prezzo del petrolio capiterà, e quindi può darsi che questa sia una settimana favorevole a un recupero del prezzo del petrolio. Poi certo che il petrolio possa assestarsi tra i 50 e i 60 dollari al barile, questa è una cosa che sappiamo, dipenderà anche se sulla parte bassa o sulla parte alta di questa forchetta, perché lì in mezzo c'è un equilibrio che va bene a tutti. Se l'OPEC taglierà la produzione tenderemo ad assestarci più sui 60 dollari al barile, viceversa si tornerà su quell'area 50 che, se si guarda il grafico storico, è un'area di grande congestione, quindi dove il prezzo potrebbe, tra 50 e 60 il prezzo potrebbe stare a lungo. Ecco, quanto al Qatar, la decisione di questa mattina ovviamente sarà presente alla riunione dell'OPEC, perché comunque parte dal primo di gennaio l'uscita del Qatar dall'accordo dell'OPEC, però
dice che si vuole concentrare sul gas naturale e poi comunque non gli sta bene. Insomma, ricordiamo che credo l'anno scorso l'Arabia Saudita ha orchestrato una campagna di sanzioni di tutti i paesi arabi, di alcuni paesi arabi nei confronti del Qatar perché filo iraniano. Questa cosa depone a favore di un rialzo, di un ribasso, un taglio alla produzione o di un mantenimento delle quote costanti? Ma io credo che questa cosa deponga un poco, cioè forse fa anche capire che va un po' verso un taglio alla produzione dal mio punto di vista, ma io credo che il taglio alla produzione, se fosse, diciamo così, mantenuto entro certi limiti, farebbe bene a una stabilizzazione del prezzo del petrolio. Noi abbiamo visto in passato come il petrolio, quando va sotto i 50 dollari al barile, diventa contrarian, diciamo un effetto contrario sulla borsa, cioè ricordiamocelo, quando il petrolio scese a 26 euro, poi i mercati finanziari si preoccupavano e allora se il petrolio scendeva, la borsa scendeva, se il petrolio saliva, la borsa saliva. Questa era una correlazione diretta. Se il petrolio va a costare troppo, la correlazione diventa inversa, se il petrolio sale, le borse scendono. Intorno a questi valori, tra 50 e 60 dollari, secondo me sta un equilibrio importante e credo che questo sarà ciò a cui si lavorerà lavorando proprio sulla quantità e sulla capacità di estrazione, tenendo conto che ci sono tante variabili in gioco, per cui c'è da una parte l'America di Trump che preme perché non ci sia una riduzione dell'estrazione, perché il petrolio sia tenuto basso, l'interesse dei paesi produttori che è perché il petrolio abbia prezzo un po' più alto, ricordiamoci che sotto 50 dollari al barile ci sono tanti siti che per certi motivi smetterebbero di estrarre perché non gli conviene più, quindi sotto 50 il petrolio deve rifletterci molto bene, diciamo, se andarci in generale, perché possono esserci problemi poi più a cascata. Ma intorno a questi livelli, come dicevo, ci potrebbe stare, come altrettanto dicevo, forse con un po' di ricoperture, perché prima di una riunione così importante, così chiave, è chiaro che gli operatori che vengono da un ribasso importante, quasi il 30% del prezzo di questa materia prima, evidentemente tenderanno a portare a casa qualche guadagno e a ridurre l'esposizione ribassista. Perfetto, Davide, grazie ancora. Ripetiamo, però volevo richiudere col mercato italiano. E che fare sull'intraday? Perché è già scappato il mercato. Aspettare un Beh, per ritracciamento prima di rientrare e ti aspetti una fuga il rally di Natale, quindi? ma io dico che da queste situazioni potevano uscire i presupposti per capire se il rally di Natale si poteva verificare oppure no. È chiaro che per fare il rally di Natale ci voleva di fare un primo passo verso l'alto e questo i mercati lo hanno fatto. Diciamo che il primo passo però è che si sono fermati su un'importante area di resistenza, quindi a questo punto ci sono due possibilità: o si aspetta un eventuale ritracciamento per rientrare, oppure forse meglio, si aspetta l'eventuale salto di questa resistenza e la continuazione, superamento di questa resistenza e la continuazione del trend. I presupposti, a mio parere, potrebbero anche esserci, però bisogna dare al mercato il tempo. Si può pensare che il rally di Natale avvenga oggi in un giorno solo. Il rally di Natale, se avviene, avviene perché c'è il superamento di questa soglia, i mercati possono continuare a salire liberamente. Oggi abbiamo visto che il mercato si è parato già lì, in apertura, è stato un salto. Poi su alcuni titoli, citerei CNH, citerei Fiat. Ecco, CNH mi è sembrato uno dei titoli messi meglio, ma la stessa STM ha dato un segnale molto forte. Se dovesse chiudere su questi livelli, interromperebbe un trend ribassista che andava avanti da maggio ed è stato anche molto pesante. Quindi tutto il mercato sta offrendo una picture interessante. Ovviamente non bisogna precipitarsi, cioè non bisogna passare dal panic selling al panic buying. Ecco, questo sarebbe l'errore. Va bene. Grazie a Davide Di Beocchi per essere stato con noi. Adesso ci fermiamo, piccola pausa e poi torniamo con il resto della programmazione di Le Fonti TV. Solo una cosa, Giuseppe, Vai Davide. ricordatevi, dalla prossima settimana l'appuntamento con la Trading League, ci sarà il master finale con un sacco di sorprese, un sacco di trader molto in gamba che si affronteranno. Alla prossima. E il 14 ci vediamo a Torino. Certo, per la gran finale. Ottimo, ottimo, continuiamo a ricordare. Grazie. Davide, Prego. vuoi ricordare i trader? Beh, che parteciperanno, abbiamo i quattro vincitori stagionali che sono Giovanni Pontonio che ha vinto a gennaio l'edizione Winter, l'edizione primaverile vinta da Eugenio Sartorelli, Fernando Di Fazio che ha vinto l'edizione di estiva, diciamo, tenutasi a settembre, e io che ho vinto l'edizione autunnale tenutasi lo scorso novembre. A noi quattro si aggiungeranno due personaggi wild card, diciamo, a invito, però molto prestigiosi e molto in gamma, che sono Giovanni Borsi, chi non lo conosce, e Maurizio Possega, che è un trader su bond, molto bravo, molto capace, e vedremo come si evolverà poi la finale. Questi sono i partecipanti.
Grazie, grazie ancora Davide. Piccola pausa e poi ritorniamo subito dopo.